Sì, assolutamente, noi trattiamo la questione della salute mentale intesa in senso ampio, l'attenzione è rivolta a quello che è il bisogno e l'assistenza dell'utenza, ciò trattiamo la materia relativamente alla professionalità dei psicologi, degli psichiatri, in maniera tale che una loro coesistenza, una loro collaborazione fattiva per migliorare il servizio, integrarsi e completare quello che comunque è l'esigenza territoriale. Noi partiamo già da una base molto importante. La Regione Molise, nello specifico settore della salute mentale, è già all'avanguardia. Nelle ultime valutazioni fatte dal Ministero, ci attestiamo sulle posizioni di testa, perciò comunque il servizio che offriamo è assolutamente di primo livello, adeguato, però tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, questi incontri, questi eventi servono proprio per questo, per integrarci, migliorarci, capire quali sono le nuove esigenze, quali sono i nuovi bisogni e poterli adeguare a quella realtà attuale. Anche perché c'è una nuova valutazione nei LEA, si è dato più importanza, più dignità a questo particolare bisogno, il fattore mentale visto come esigenza, una priorità, motivo per il quale noi non possiamo non venire incontro a questa nuova richiesta, a queste nuove esigenze, ci poniamo in una condizione di notevole importanza, cioè l'invito è lavorare tutti insieme, collaborare, coordinarci e per poter lasciare al minimo le sacche di difficoltà, di abbandono, perché comunque è una particolare materia che va trattata in continuità, non bisogna assolutamente lasciare nulla a caso, oggi bisogna aumentare la qualità, che comunque sono materie dove comunque è necessario porre attenzione massima al bisogno sia dell'utente che della famiglia, perciò c'è ottimismo, c'è un percorso già ben avviato che va assolutamente perfezionato e tarato alle nuove esigenze attuali. Questo è un convegno interregionale voluto dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e da tre ordini regionali, quello del Molise, dell'Abruzzo e della Puglia. È un evento formativo ovviamente destinato soprattutto ai nostri iscritti ma anche ad altri rappresentanti delle scienze della salute ed è anche una festa perché oggi festeggiamo una tappa importante raggiunta dalla psicologia che è quello dell'aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza avuto con il DPCM del 12 gennaio del 2017. Finalmente la psicologia viene riconosciuta come una disciplina imprescindibile nel campo della salute e con una sua dignità scientifica, culturale e da oggi in poi inizia una fase molto importante di programmazione dei servizi sociali che vedono gli psicologi attraverso anche gli ordini regionali impegnati in prima linea per i diritti alla salute e soprattutto all'assistenza psicologica del cittadino italiano. Quali possono essere i benefici? I benefici possono interessare la salute ad ampio raggio degli individui, delle comunità, dei gruppi, anche delle istituzioni. L'impatto della psicologia ormai, indipendentemente dagli orientamenti anche scientifici, no? Delle varie forme di psicoterapia, la psicologia ha dimostrato di avere un impatto importante sulla salute sia psichica sia fisica e quindi ovviamente anche sulla spesa pubblica. In termini di risparmio infatti la psicologia è in grado di impattare positivamente la spesa pubblica perché fa risparmiare. Non è vero che investire in psicologia fa spendere più soldi, in realtà ci sono delle evidenze scientifiche internazionali che dimostrano che l'impatto della psicologia è positivo sulla spesa pubblica, perché prevenire ovviamente la prevenzione ci permette di scongiurare conseguenze a lungo termine, di ridurre anche le conseguenze della cronicità, ad esempio pensiamo alle integrazioni possibili con la medicina di base.
e con oggi abbiamo ad esempio qui rappresentanti accademici, esperti delle integrazioni possibili della psicologia con l'endocrinologia ad esempio, no? L'impatto della psicologia sulle malattie croniche come il diabete e altre patologie è dimostrato, e oggi siamo qui per scambiare sulle buone prassi. Beh, tenete conto che il paese è cambiato, ormai siamo tutti consapevoli dei nuovi diritti che la nostra Costituzione ci fornisce. Salute non è soltanto un'assenza di malattie, ma una qualità della vita. I nuovi LEA finalmente recepiscono questo messaggio che la popolazione ha dato, cioè il disagio psicologico, la non patologia, direi il disagio, è degno di attenzione da parte delle strutture sanitarie. Non possiamo dire gerarchizzare la sofferenza, ormai noi tutti ci poniamo verso una qualità della vita migliore, per cui che la sofferenza sia psicologica o fisica è importante che venga risolta. Devo dire che il ministro Lorenzin ha recepito questa problematica, l'ha inserita nei nuovi livelli essenziali di assistenza. Noi siamo molto contenti di questa, come dire, cambiata atmosfera che c'è attorno alle prestazioni sanitarie. Ormai le prestazioni sono integrate, la parte medica e la parte psicologica devono necessariamente convivere, il corpo senza anima non esiste, l'anima senza il corpo non esiste, quindi è importante che queste figure possano fra di loro interagire. In Italia siamo 104.000 professionisti, siamo impegnati ogni giorno per lavorare verso la qualità della vita e verso la riduzione di tutte queste sofferenze che purtroppo la società di oggi ci genera.